Ugo Tognazzi, lei ha detto che quando uno smette di fare l'amore è segno che la morte è lì, che si avvicina. Ma questo sesso è proprio così importante, fondamentale? Beh, fondamentale per me lo è, ma penso che lo dovrebbe essere in generale. Vale a dire, è chiaro che non vivo senza mangiare, senza bere, e non vivo nemmeno senza lavorare, ma il mio pensiero è che non posso vivere senza pensare di fare l'amore. Quindi dal momento che mi viene a mancare una di queste cose, per me che mi ritengo un sensuale, senza darmi le arie di esserlo, perché quando dice un sensuale dice non ti dare troppa importanza, diventa per me una cosa vitale. Ho l'impressione che il giorno che non lo farò più sentirò aperta questa porticina dell'aldilà. Dice la sua biografia che lei ha avuto donne di tutti i paesi. Ma c'è qualche differenza? Beh, a conti fatti direi perfino di no. C'è una certa differenza così quando con questa donna hai, diciamo, i primi approcci, la conoscenza. Siccome io sono contro qualunque forma di monotonia, di consuetudine, di ripetitività. Andava bene? Ci siamo. A certe volte si mette un T di più, a certe volte un T di meno. Non fa niente. Già il variare è per me stato un'indicazione precisa della mia vita, cioè avere nuove esperienze, nuove curiosità. E quindi quando io mi sono avvicinato con simpatia a una donna che magari era di un'azione, di un paese diverso, mi incuriosiva e mi piaceva proprio perché potevo soddisfare questa curiosità, il carattere di un inglese, il carattere di una scandinava o di una francesina. E l'italiana com'è? Beh, l'italiana diciamo che è la più furba, visto che è qui. È bella, più tenace, ma io credo di aver trovato un'italiana particolare, un'italiana con molte virtù per se stessa e molte virtù anche a mio vantaggio. Però ha le caratteristiche tipiche dell'italiana, meno quella di una gelosia ossessiva. Devo dire che mia moglie mi capisce e mi lascia una libertà di carattere parziale, facendo delle somme e forse tirando dei bilanci annuali che poi rinnova. Quando vede che c'è un attivo, l'azienda può andare avanti ancora. Cosa cerca in una compagna o in una donna? Ma io cerco sempre il desiderio di vederla, quindi io sto bene con una donna che non frequento, anche con mia moglie. La sua vocazione per l'avanspettacolo non nasce per caso dal fatto che ci sono le ballerine? No, quello l'ho scoperto appena ci sono entrato. No, la mia vocazione nasce dal fatto che da ragazzo volevo, come si dice, uscire dal gregge assolutamente, perché ero circondato dai figli dei ferrovieri che erano tutti studenti, abitavano in questo caseggiato popolare dove abitavo io. E io che invece ero figlio di un assicuratore, quindi mi davo un certo tono da medio borghese però, insomma, e non da proletario, per ragioni proprio di famiglia, mio padre ammalato, necessità di portare a casa qualcosa, andai a lavorare subito a 14 anni, interrompendo gli studi e continuandoli alle scuole serali e cose di questo genere. E quindi sognavo e soprattutto ero... Mi dava un po' fastidio che questi figli di ferrovieri andassero a scuola e pensassero al loro avvenire, io andrò all'Alfa Romeo, io alla Fiat, perché a Roma c'è un istituto industriale dove si esce, insomma, tecnici specializzati, no? E mi dicevano, e tu cosa farai? E io ero imbarazzato, perché per il momento andavo a questo salumificio a fare il contabile. Quindi sognavo, e in mezzo a tutte queste cose, prima un po' di football, poi menisco, quindi l'illusione di essere un grande calciatore l'ho avuto solo attraverso un calcio che mi hanno dato, non che ho dato io. Siccome divertivo gli amici nella portineria, facevo le imitazioni dei comici che andavo a vedere al varietà, mi venivano bene. Allora, di chi? Beh, cominciai con quella di Totò, con Spadaro, perfino Ruggero Ruggeri facevo. Facciamo una rapida sintesi. Gandusio. Una rapida sintesi di questi quattro personaggi, una carrellata, via. Totò. Ah, Totò, mi ricordo che le imitazioni erano tre vispe terese, allora ero magrissimo e quindi anche con questa possibilità di spostare la mascella e quindi di mettermi così e naturalmente facendo le mosse, mia madre quando mi guardava dal buco della serratura nella mia camera che provavo,
davanti allo specchio era convinto che fosse diventato matto, perché mi vedeva fare delle strane cose, cercare di fare quei giochi acrobatici di Totò, e facevo il vispo Teresa Pietro in cuscino, il volo sorpreso, gentile uccellino. E tutto giù vivo, stringendolo vivo, gridavo coricato. E allora quelli dell'orchestra sotto dovevano dire disteso, coricato, coricato, disteso, coricato, disteso, coricato, la stessa cosa. E via via, andavo avanti. E spadaro? E spadaro facevano, questo mi diventa difficile perché facevo una canzoncina in duetto con una ragazza sempre di Cremona che era tesoro mio, sono due parole che se le sai dire. Poi invece facevo Ruggeri, era sempre la Vispa Teresa, la Vispa Teresa, urlate eccetera, e finivo per strozzare un compère che avevo lì, insomma il figlio del macellaio che si prestava a fare le cose, ma quello che mi veniva meglio era Gandusio, perché era, che adesso non se lo ricorderà più nessuno, ma era la Vispa Teresa, aveva tra perfetta al volo sorpresa, gentil farfalletta, scusa, e tutta giuliva stringendo la viva, gridava distesa, l'ho presa, l'ho presa, scusa, e finivo con questo scusa, tenendo questa mascella. Adesso la potrei assomigliare più di allora. Come si viveva allora nelle piccole compagnie di varietà? Ah, benissimo, va, almeno per me. Benissimo, perché intanto realizzavo questo mio sogno di non stare fermo in un posto, l'esperienza diciamo del salumificio, del posto una scrivania, del capufficio dietro che ti guarda e che tu non puoi vedere, del vietato fumare, insomma erano tutte cose che sognavo di poter abbandonare, quindi già andare a Milano e poi mettermi su dei treni, contornato, ecco, e lì comincio a pensarci un pochino. Contornato prima da un 7-8, ma poi fino a 30-40 giovani, belle ragazze, anche queste poi che escono da un dopoguerra, così come essere un po' preparate anche loro alla gioia spensierata, se ne aveva anche diritto, no? Dopo una guerra si ha diritto a tutto, chi ha la fortuna di sopravvivere. E quindi niente, io per anni non ho visto la luce del giorno. Devo dire, per esempio, certe visite quasi obbligatorie ai monumenti meravigliosi, a qualche museo, a qualche mostra che nelle città in Italia non mancano, anche se sono male organizzate. Io non sapevo niente, io dal 45 almeno al 50 non vedevo che la luce della ribalta, la trattoria dopo cena, un letto in una pensione prima, in un alberghetto dopo, in un bel albergo successivamente, una progressione insieme alla prima macchina e soprattutto una donna dentro il letto. Immaginava di avere tanto successo? Lo speravo, l'ho sempre sognato, io ho sempre sognato il massimo del successo e poi mi sono anche accontentato del minimo che avevo, però sono stato anche un po'... Mi ha fatto un po' montare la testa qualche circostanza, per esempio venendo da Cremona, andando a Milano, dopo 3 mesi io ero richiesto per diventare il comico della più grande soubrette italiana, Van Dosiris. Quindi il sogno che avevo fatto a Cremona, nella casa dei ferrovieri, era quello di scendere dalla scala con questa Van Dosiris che avevo visto una volta che ero scappato a Milano, in un grande spettacolo di rivista con Macario. Quando sono dopo 3 mesi a Milano avevo delle buone ragioni per pensare di scendere questa scala, che poi non ho sceso perché quello che finanziava lo spettacolo è andato via insieme ai tedeschi e ha lasciato il posto agli inglesi che sono arrivati. La celebrità in che cosa consiste? La celebrità consiste, per me consiste nella constatazione che posso fare di giorno in giorno, anche con un termometro che ormai mi è abbastanza familiare, perché ed è proprio... Ecco, essere nel paese dove ero io ieri, a 1700 metri, vicino a Campo Imperatore, dove non c'era un albero, insomma, in cima all'Abruzzo, in questo paese dove ci sono rimasti 300 persone, quasi tutte anziane, hanno più perché i figli sono scesi a valle a fare altri lavori, e vedere una di queste vecchiette che dice Tognazzi, cioè celebrità, sì, forse non è la celebrità, quella della popolarità, la televisione è arrivata anche là in cima,
sono le 12:15. Se ce ne andassimo a mangiare, ho portato sempre da questa montagna formaggio pecorino buonissimo, uno spuntino non a mangiare, eh? Sono disponibilissimo. Sì, ho anche il mio vino molto buono. Andiamo.